Ah raga, buongiorno. Allora, questo è un video personale, non pretendo che venga capito, perché oggi è un giorno speciale. Infatti siamo venuti qui in ritiro spirituale a fare il contenuto, perché oggi, raga, la serie dei daily vlog compie un anno, ma nessuno mi ha fatto gli auguri. Che schifo. E la cosa divertente è che tipo tra due settimane, il 21, faccio 20 anni. E probabilmente lì sì riceverò gli auguri, perché è giusto, no? Noi festeggiamo un anno in più in cui sopravviviamo, ma io non devo festeggiare un anno in cui vivo. Onestamente sento di più un anniversario come questo piuttosto che un compleanno. Forse perché è una cosa solamente mia, una cosa strapersonale. Infatti io vengo a festeggiarla da solo nel nulla, capito? Perché io sono così spastico. Ma poi tra l'altro veniamo pure preparati, no? Perché oggi abbiamo portato una bella crostata alle ciliegie, delle belle candeline decorate e anche questi. Auguri a noi, Monfreri. Che bello, posso dire. Buona sta crostata. L'8 febbraio 2023, esattamente un anno fa, parto in crociera con mio cugino, che salutiamo. Quello lì è stato per me il pretesto per iniziare a fare un video al giorno. Era la migliore occasione. In concomitanza con questo avevo preso anche la decisione di non seguire più le lezioni in Bocconi. E già da qui si capisce un po', no, l'anticonformismo che stessi prendendo. Non è una cosa di cui mi vanto, attenzione. Però per me anche questa scelta è stato un po', no, il segnale che io volessi cambiare qualcosa nella mia vita. Qualcosa non stava andando. E queste sono cose che nessuno vede. Però io vi posso assicurare che dietro ogni grande opera, per me i daily vlog sono un'opera d'arte, non mi vergogno a dirlo, dietro ogni grande opera c'è sempre un artista che ha faticato, ha fatto un'introspezione, ha vissuto magari dei momenti difficili. E quello che non molti sanno è che la vita da fuorisede in realtà non è tutta rose e fiori. Anche io i primi mesi da matricola, in cui sono arrivato a Milano dopo questa scelta, no, di iscriversi alla Bocconi, comunque fare qualcosa di più rispetto che rimanere nella mia comfort zone, insomma avevo deciso di compiere, per me, perché comunque è tutto relativo, una scelta di sfida, no, nei confronti di me stesso. Però all'inizio non ho incontrato delle difficoltà. I primi mesi che ho passato a Milano vivendo da solo non sono stati per niente facili. Non mi stavo trovando bene a casa, non mi stavo trovando bene a Dublino, non mi stavo trovando bene con la Bocconi, non mi piaceva insomma la vita che facevo, la quotidianità che svolgevo, e quindi stavo male. Insomma, quando prendi una scelta così tanto grande dici minchia, ma è veramente è così, è questo? E quindi lì ti inizi a fare le pare, ti cominci a chiedere ma veramente questa è la vita che voglio fare, questo è ciò che voglio diventare sia nel presente, capito, anche nel futuro. Quindi la cosa è più grave di quanto si pensi. E quindi i primi mesi a Milano, dopo un primo mese di illusione, ah che bello, welcome week, Bocconi, Milano, tutto nuovo, dopo un primo mese di settembre illusivo, c'è stata poi la sessione invernale, quindi tutti i mesi che vanno da ottobre, novembre, dicembre, gennaio, in cui io ho vissuto una fase difficile, ok? Non mi piaceva la vita che stavo facendo e avevo capito che dovessi fare qualcosa e che non dovessi rimanere fermo nella posizione in cui stavo, perché sarebbe andata sempre peggio sostanzialmente. Cioè era solo l'inizio di tutto il mio percorso universitario. E quindi mi è piaciuto un sacco il modo in cui io abbia iniziato a fare dei vlog, che li vedo un po' come, no, il cambiamento supremo della mia vita. Per questo li festeggio così tanto e ne sono così tanto innamorato, perché hanno rappresentato per me un cambiamento davvero importante. E il modo in cui io abbia iniziato a fare dei vlog è davvero bellissimo, perché è stato davvero così tanto automatico, così tanto nel flusso. Lì cominciava, no, il meme del flusso, che in realtà per me non è tanto un meme, perché veramente io credo che il flusso mi abbia portato fino a lì. Non avevo mai ragionato, adesso ho iniziato a fare un video al giorno, mi sono programmato video, no, niente. Semplicemente da un momento all'altro, era il 7 febbraio, il giorno prima di partire per la crociera, io in un vocale a un mio amico, tramite un libero flusso di coscienza, me ne esco così, ok, da domani io inizio a fare dei vlog. E quel vocale me lo sono salvato nei preferiti, perché è assurdo quanto io non sapessi a cosa stessi andando incontro. Sto cercando di fare esperienza, ok? Hai 3 anni, stai crescendo, stai maturando, fai errori, sbaglia e impara. Da domani si inizia così, io registrerò qualsiasi cosa. Tramite i daily vlog mi sono praticamente chiuso nel mio mondo. Da quel momento in poi, se dovessi sintetizzare il motivo per cui io sia così bene adesso, sì, adesso sto molto bene, il motivo è che ho cominciato a farmi i cazzi miei. Mi sono completamente estraniato dal mondo, mi sono chiuso nella mia bolla dove tutto era così bello, no? I daily vlog, ci avevamo i nostri meme, no? Mi sono chiuso in quella bolla, non me ne fregava più di nient'altro e stavo così bene. Ho smesso di utilizzare TikTok, ho smesso di perdere tempo in stronzate. Io attualmente ho normalizzato il fatto che io non utilizzi TikTok, non utilizzi Instagram, se non per mettere qualche storia ogni tanto. Ma comunque il punto è, mi sono così tanto estraniato, non vado a lezione, faccio una vita strana. Ma il fatto è che mi piace un sacco ed è bellissima questa cosa. Non potete capire quanto sia bello in questo momento essere qua a fare quello che mi piace fare. E come in ogni storia di amore, c'è sempre quel momento in cui ti chiedi se ne valga davvero la pena fare quello che stai facendo. E per me quel momento è stata sicuramente la batosta che ho ricevuto con la Bocconi.
no, il fatto che mi abbiano cacciato da Dupini, quello lì per me è stato un periodo molto complicato. Io l'ho visto molto come un continuare a lottare per inseguire i miei sogni. Sento di aver vissuto davvero una guerra, e per questo in quel periodo avevo smesso di fare video, perché non ce la facevo, avevo bisogno di riflettere su quello che stavo facendo, perché effettivamente mettere il Cultra sul balconcino è stato un evidente dimostrare che io credessi in quello che facessi, quando però magari le persone che c'avevo attorno non ci stavano credendo più di tanto. L'esempio migliore che mi viene in mente è la battaglia che ho fatto con i miei genitori, che mi ha veramente buttato giù un sacco. Cioè, voi mettetevi nei miei panni e immaginate pubblicare un video che si chiama "Ho smesso di fumare le canne" quando i tuoi genitori non sapevano che tu fumassi le trulle e lo vengono a sapere tramite un video. Cioè, insomma, capite che sto in una situazione abbastanza particolare, e fare i daily vlog non è poi così semplice, comporta anche dei rischi che però fai se credi davvero tanto nella tua passione. E quel periodo lì mi è servito a questo, ovvero a capire che ne valesse la pena, e quindi ho continuato. E dopo un mese di battaglia interiore, non potete capire quanto sia stato bello rimettersi lì davanti alla videocamera e registrare quel video su cui tanto ho lavorato, il video "Sono stato cacciato dalla Bocconi", e capite benissimo che pubblicare quel video significava lanciare un messaggio sia a me stesso ma anche agli altri, che effettivamente quello che stessi facendo per me ne valesse la pena, e magari ne valesse la pena anche per gli altri cominciare a crederci un po' di più, perché io sono una persona seria. Quel periodo lì paradossalmente mi ha fatto capire in realtà quanto io fossi una persona seria, perché raga, i daily vlog possono essere anche un hobby, ma fidatevi che i daily vlog, se presi come hobby, vi durano un mese, poi vi rompete il cazzo, perché non è facile, ok? Vi sentite molto spesso soffocare perché dite "Madonna, ma io sono costantemente sotto pressione, sotto esame", e non è facile. E allora in quel periodo là io ho capito che mi posso distinguere dallo youtuber che fa i daily vlog per passarsi il tempo all'artista che lo fa perché veramente sente che sia la sua vocazione. E io in questo modo mi sento ormai, non, sì, è un lavoro che io ci campo con YouTube, per chi ancora non l'avesse capito, però faccio fatica a vederlo come un lavoro, e molto spesso mi precludo la possibilità di fare dei soldi in più per fare i contenuti che mi piacciono, perché non voglio che la mia passione venga rovinata dai soldi, cosa che non voglio assolutamente. Perdi l'arte se lo fai per lavorare, mi piace pensare. Per ritornare al discorso chiudersi nella propria bolla, la cosa che mi ha aiutato un sacco in questi mesi è non paragonarmi con nessuno. C'è qualcuno che sicuramente fa una cosa migliore di come la fate voi. Il trucco è davvero credere nel proprio percorso, focalizzarvi sul vostro di sentiero e non confonderlo con quello degli altri, perché gli altri hanno un background completamente diverso dal vostro, banalmente. Se vi fate i cazzi vostri, evitate di perdere tempo guardando quello che fanno gli altri, vi concentrate su voi stessi. Ed è quello che ho fatto. In questi mesi mi sono messo duramente a lavorare e ho dimostrato che non fossi un minchione, ok? Ma magari non c'era nemmeno bisogno di dimostrarlo, ok? Perché ho una carriera di 6 anni qua su YouTube e ancora campo con 6 anni su YouTube, e questa cosa forse non viene vista nella sua totalità, ecco. Magari non ne avevo bisogno, però dopo la prima e la seconda stagione di daily vlog in cui mi ero costruito questo personaggio da minchione che si prende il sole nella sdraio, sta nel cinema, adesso mi sento una persona più completa. Mi sento di aver dimostrato di credere in quello che faccio e che per riuscirci bisogna sudare. Avrei potuto mollare in seguito alla patosta della Bocconi, chiudere tutto, e invece no, siamo qua e non potete capire quanto io sia contento di stare registrando questo video che è mio. Questo video è solamente mio, non so nemmeno perché lo pubblicherò, perché sì, lo pubblicherò ovviamente, è contenuto, però è una cosa mia, ok?